Mi facevo molto gli affari miei, su tante questioni che riguardano Dutch. Riguardano lui. Noi facciamo il nostro come gruppo, ma questo adesso è diverso. Colm O'Driscoll. Adesso questo riguarda me. Eccoci a Rhodes. A quanto pare abbiamo Bill e purtroppo Micah, che hanno qualcosa per noi. È passato qualche settimana e non so cosa sia cambiato e se ci sia qualche situazione con gli O'Driscoll adesso. Ma per me la situazione c'è e come. E perché diavolo sempre col fucile sbagliato sto? Nancy! Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job. E ci andiamo così con le armi spianate? Stealing the horses for them. Why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah, they think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient field. Oh, no, non camminare. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel. Now it don't feel right. I could have told you. Sean! Lo sapevo. Ok, ok, non doveva andare così. E questo siamo d'accordo. Io qui avrei dovuto avere un cecchino, cosa che adesso non ho. Troppo alto. Preso. Cerchiamo di non utilizzare troppo il Dead Eye se non serve. Fermati ragazzo e stai buono. Dietro. Allora. Aia, aia. Aspetta che c'ho qualcuno laterale che mi preoccupano un poco. L'avete sentito, eh? Mentre ne parliamo, direi di farci un sorsetto di qualcosa. Ma no, 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 un sorsetto non ci serve. Preferiamo un po' di dead eye. Eccolo qua, olio serpente. Buoni tutti, buoni tutti. Aia. Quasi in testa, maledizione a me. Ah, c'è qualcuno là sopra. Non lo vedo però, ecco. Maledizione. Ok, 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 ok. Con calma, con calma. Maledizione. Non riesco a prenderlo, ok. Odio il fatto che non lo vedo. Ok, allora. Preso, bastardo. No, lì è coperto. Lui è molto meno. Aia. Stai zitto un attimo. Non mi interessa entrare là adesso quanto uccidere tutti questi bastardi che vogliono giocare con me. Preso. Ah, se avessi avuto il mio fucile di precisione. Un attimo, copritemi però, copritemi, maledizione. Vai, vai, vai.
Maledizione, ci sto mettendo un pizzico di tempo. Oia. Bravi. Allora, un secondo. Prima che le cose iniziano a farci male. Molto meglio. Quanti diavolo sono? Abbiamo 5 colpi nel caricatore, quindi sfruttiamoli. Ce n'erano altri sicuramente, ma... Ok, serve un sorso, qui ce l'abbiamo. Siamo a corto di serpenti cosi, ok. Andiamo di speciale. E... Lo so che sembra un pizzico complicato fare tutte queste cose adesso, ma... No. Tu dici. Allora, tu hai fatto un grosso errore. Stai buono, Micah. You call this getting the job done? See Bill anywhere? No. Shit. God, he's gonna get it good. This is some damn pussy the Grays rounded up. We'd have had to deal with these sons of bitches sooner or later. Just turned out to be sooner. See that? Those cowards running away. Ah, sì? Looks like most of them. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Dammi un attimo. You need to get a hold on this town. It's going to hell. Who do you think you are? Bunch of two big thugs from God knows where? You're so dumb to think we don't know what you've been doing. Come out, Sheriff. It's over. Va bene. Non è il momento. Only Grays I see left around here is you. Questo è vero. You want us to come out? We'll come out. Get. Oh, Bill. Guns on the ground now. Both of you. Don't do it. You know, you can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? Oddio. Ok. Quello è stato un rischio. Sean. Per lui niente da fare. Bastardo irlandese. Mi dispiacerà. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. No, non c'è niente da andare easy. Find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out, except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Povero Sean. E questa città non sarà più la stessa, immagino. Beh, saranno contenta, beh, l'altra famiglia. Bright White, come si chiama, diavolo?
He was like an annoying little brother to me. Sean. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Già. Arrozzano in atto delle procedure di sicurezza. Gli uomini di legge rimanenti nell'area ti daranno la caccia. Ha molto senso. Ora, davvero, se si perdesse questa abitudine a non lasciarmi le mie armi, per qualche motivo, ma non c'è un modo di dire preferita? Ah. Sarebbe davvero bello se mi lasciasse le mie armi sempre, ma così non è. Ora, immagino che dovremmo parlare con Dutch. C'è poco altro da fare. La situazione è decisamente difficile da gestire adesso. Diavolo. Io l'ho sempre detto. Bisogna stare lontani da Micah. Adesso direi anche da Bill, ma lui almeno è più in qualche modo innocente, un po' grezzo, un po' rozzo, non ci arriva. A Micah direttamente non gli interessa quello che succede. Lui ci prova, qual è il problema? Proviamo. Che cosa può succedere di male? Ecco cosa può succedere di male. Maledizione. Altro che non parlarci per un po'. Sono troppo preso dalla rabbia per dire davvero quello che penso. Mi verrebbe voglia di sparare un colpo in testa a lui piuttosto, certo, che a Sean, anzi. Se potessi sparargli per avere Sean indietro, forse lo farei. Aia. Sean è un vecchio bastardo. Era un vecchio bastardo. Idiota. Ma non era così cattivo. Anzi. Relax, dice Dutch. C'è poco di cui essere rilassati. Have you seen that boy, Jack? No. Jack? Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? Oh, diavolo. They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son, Dutch Vandalin? We will find him. We will bring Quindi him back. Entrambe le famiglie and ci stanno. Kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back my son. I will get that boy back, so help me God. Right now. Ok, non abbiamo tempo da perdere. We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Okay, let's go get that boy back. Qui sono davvero allargati. Non posso fare certo manutenzione adesso. Ce ne sarebbe bisogno, ma. Yeah, we just got shot to hell by the Greys in town. I know, I heard about Sean too. I don't want to even think about that right now. We have to focus on Jack. Hai ragione. Purtroppo. I swear, I'll kill everyone. Ah, adesso ci tieni a tuo figlio, John. Try to stay calm. Quando vuoi tu. How the hell did they get to him? I don't know, but we are getting him back and they will pay. I promise you that. What about the gold? Who gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. Or if there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea! Cosa vi aspettavate? After all that, another perfect scam. We underestimated them. No, they underestimated us. Enough talk. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on!
Beh, gli stiamo proprio direttamente andando nella villa, quindi. Ok, get your heads right. No? We make some move until I say so. Ovviamente non posso sperare prima che diano un comando, potrebbero uccidere Jack. Ma diavolo. We should have stayed out of all of this. Bit late for that, ain't it? Quiet. We're going to fix this right now. Like they don't know we're coming. No, appunto, lo sanno fin troppo bene. Arthur, are you coming or what? Sono qui, sono qui. Come on, let's get this done. John, you sure you're okay? Like I said, I'm fine. Non mi pare. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches! John, I need you to stay calm. Get down here now! You inbred trash! What the hell do you want? Ce ne sono due in alto. Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Huh. Non siete così tanti. If you ain't gonna be civilized about this. Andiamo a quelli in alto. Beh, spero che poi ragazzi riuscite a fare un po' di pulizia qua sotto. Già presi. Oh, ce ne sono altri. Oh, liscio. Sono tantini, ragazzi. Quello non era un colpo mortale, ma... Prima che si ripari di nuovo! Vai! Andiamo. Get in there! Find Jack! And find that Braithwaite woman! Jack! You in here? Jack, can you hear me? Dove diavolo è? Adesso non è il momento di fugare questa casa per quanto la tentazione sia forte. Jack davvero non c'entrava niente. Jack? Oh shit! Non potevo sparargli subito, interessantemente, ma... Che... Ok, ok, cioè, hanno barricato una porta, ok, ok. Datemi un attimo, datemi un attimo. Dove?
Datemi un secondo. È già morto. Dov'è? Là. Preso. Ho finito the die, eh? Ok. Bel colpo. Ah no. Lui così esposto stava? E anch'io sono bello esposto in realtà, ma non così tanto. Come ho fatto a mancarti? Oh diavolo. A malapena riesco a vedere qualcosa di qua. Colpo alla gamba è sufficiente, eh? Che bella arma. Questo invece non è bastato. Finitelo. Ci penso io. Zitto. Che altro c'è? Ok. Ok. Ora che la situazione si è calmata, ho dato giusto un'occhiata in giro. E ora cerchiamo di tirare fuori il buon Jack. Tanto dentro che ci sarà uno impaurito insieme a lui. O addirittura Jack da solo? Non direi. Questa non è stata la soluzione, eh? Qui dietro probabilmente. Eccoci qua. One, two, three. No! Voilà. Come dicevo, non troppo difficile. Vecchia megera. We have lived in this house for 120 years. We never had no problem except for Yankees. Where is the boy? Who took him? You killed my son. Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your type. Common scum. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about down? Ah, adesso piange. Dopo che era più un ragazzino. Let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No, reckon they're all dead. Già. Nient'altro dipartimento importante. Cosa avevano qui, signori? Siamo sicuri che Jack non fosse qui? C'era qualcosa in questa stanza? Niente di utile. Si era proprio nascosta. Speravo che ci sarebbe stato Jack, però. Questo complica i piani. John in realtà è fin troppo calmo. Questo, per questo dico, ha un rapporto strano con il figlio. E con Abigail, se è per questo, ma. Ah, sì. Va bene. Noi abbiamo anche sbagliato. Ma voi avete esagerato. Down! You dumb! Yankee!
I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my boys are off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, Mr. Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint Denis. Either there or on the boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Questo vuol dire che avremo un nemico sempre ai nostri calcagni, eh? Così sia. Angelo Bronte. Immagino un mafioso? Qualcuno che ha affari con bambini? Chi diavolo può essere? Anche se non è così che dovrebbe agire una cosca, ma it's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine, but well, of course Marston's scared rotten. I mean, we killed all those people. We stirred up all that trouble for nothing. No, no, not for nothing. For living. Now we get that boy back, and we go. Trust me. Hey Dutch, we got a problem. Un altro? Visitors. Oh boy. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlind, Mr. Matthews. In due siete venuti? And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure? Belle le labbra che non si muovono, ma ok. I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing. It's civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake, all of you. Non so perché non lo stiamo già uccidendo, e questo è il punto. We've got something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. Sono pochi. All of you will die. Run away from this place, you fools. Run. Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas?
I know a big old house, hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, you go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you, get packing! Sì, direi che questa sia la priorità. Come on, John. This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot, Arthur. Follow me. I know the way. Andiamo a Shady Bell. E un'altra volta siamo costretti a scappare quasi con la coda fra le gambe. Non quello che mi sarei aspettato. It's gonna be all right, John. We should be going for Jack. We will. We have to move. Possiamo morire qui per Jack. That bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail. We're at the end of a rope. I don't even know what to think no more. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? We made too much noise once again. We drew them right to us. E questo è il problema. I mean, how many people we killed the past few weeks? Far too many. It's Dutch playing his games. Hosea, too. Get involved with those two families. Dobbiamo evitarlo. Con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always? Look, Marston, I don't know what to tell you. Ha ragione. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean, Mac, Davey, Jenny. And for what? We can't change what's done. We can only move on. Sì, possiamo smettere di fare sempre lo stesso errore. We need to start learning from our mistakes. Come on, it ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. Dutch will fix it. Dutch. Dutch will fix it. Purtroppo immagino che lo farà a modo suo, e quello è il problema. Questo. She'll come up with a big plan. Right now, every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Now you can't put all this on Dutch. You're worked up. Rightly so. Alright. Should be just down this path to the left here. What was I talking about? Oh. Just don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. That's it up ahead. Four walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? Oh, sì. I ain't sure on nothing. All right. Dei precedenti occupanti, sì. Let's leave the horses here and take a look. Di nuovi occupanti? Non lo so. E come al solito mette la doppietta a canne lisce per qualche strambo motivo. Ora, io sono d'accordo che probabilmente non mi servirà un rolling block a canna rigata dentro una casa, ma dovrei essere io a sceglierlo, maledizione. Andiamo. Oh, diavolo. Still some here. I can see that. Sì, mi volevo riparare. There's more of them. I'll check the house. You keep watch out here. I'll check the house, quindi non possiamo nemmeno prenderla. Ah, va bene. Non sto proprio al top della forma, personalmente parlando. I think I hear something. You should get in there. Lo so. Non credo siano in molti comunque. What the hell is it you want? You're leaving this place today. Ho fatto un fottio di colpi, ma
Any more of you upstairs, I'm coming for you! You hear me? Come at me. I dare you! Okay. Sorry, boys, this is ours now! Where are you creeps hiding? Sì, mi ha preso, ma non troppo. Che c'è qua? Sembrano delle figurine. I knew you'd come. Ops, troppo presto. You are some of the coward like you. Bounty hunters, the freedmen, the carpetbaggers. Cosa vuoi fare, vecchio? Criminals who stole our land and our government. I survived them all. Our fight will live on. Jesus. Ah. How's it looking up there? I think that's a lot. Didn't even have to shoot the last one. Good. Come help me with this, will you? Sì, arrivo. Beh, questa volta almeno non è neanche volato via il mio cappello. Tutto ok, John? Non penso ce ne siano altri. Here. Give me a hand moving these bodies. I don't want the others walking into this. Ok. A saperlo me ne sarei portato qualcuno dai piani alti. Can you grab that one there? Sì. Follow me. Davvero non mi sarei aspettato che ci fosse ancora qualcuno qua dentro. All right, this way. We'll dump the bodies in the swamp over there. Beh, immagino che se non fosse successo quel che è successo, se la sarebbero anche cavata. Ma così non è. Oh, guarda, lì c'è già un punto dove tagliare la legna. Già so che ci andrò qualche volta. Ok, I can deal with the rest of the bodies. You go meet up with the caravan, guide them in. All right, see you soon. Ok, ovviamente toccava tornare al piano di sopra. Nel frattempo John va a recuperare gli altri. Poi cerchiamo di fare il tutto in tempi umani. Voilà. Quanti ne abbiamo ucciso dei vostri ormai? È incredibile il fatto che ce ne siano ancora. Anche se quello che si è ucciso era il capo delle Moint. Quindi voglio sperare che non ci saranno altri grossi problemi con loro. No, non era di qua, era di qua a sinistra. Esatto. Ci saremmo anche sporcati l'abito, vero? Voilà! Ci saranno anche degli alligatori qua con la fortuna che abbiamo. Benvenuti nella nostra nuova casa. Welcome home, all of you, to my humble abode. We got fine living. Nor the corpses and the alligators, it's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Povera Molly, anche l'altra volta con noi era pronto a parlarci, non abbiamo mai completato quel discorso. Can you believe that girl? All I've
got going on, and she wants to talk. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about. Sta right attento now che poi te la perdi poi, eh? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing. Ci sono stato già un paio di volte. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Ma sì. Few loose ends, nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Losing Sean. Ah, ti ha illuminato? I see things differently now. Meno male. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. So we're leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Non sarebbe stupido comunque. Whatever we do, we'll need more. Oh, quella è una costante. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Okay, there she is. A real city. The future. Sì. Ha dei bei negozi, però. Inutile essere così aggressivi. Always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Capitolo 4. Saint Denis. E quindi ora siamo stati ufficialmente introdotti a Saint Denis, dove dovremo capire, beh, dove sia il traffico italiano e come recuperare Jack. Non sarà facile, ma pare che, beh, a John interessi soltanto di non essere preso a randellate da Abigail, il che è un po' triste, ma ci penseremo noi, ragazzo. Ci penseremo noi. Cerchiamo di capirci qualcosa.